Grazie all'iniziativa della Cosimo de' Medici SRL, in collaborazione con Igiene Service e Servizi Ambientali Isola d'Elba, è stato possibile partecipare alla visita guidata della famosa cittadella e delle strutture sotterranee di Portoferraio. Buona visione! Arriviamo giù e poi si costeggia tutto il bastone della carciofaia fino ad arrivare ai famosi depositi e alla famosa cittadella, perché tanta gente scambia la cittadella per la città che c'è all'interno di Portoferraio, quando Portoferraio all'interno è piena. L'unica cosa di vuoto sono le fogne, sono alcuni cunicoli fatti da Lorena e le cisterne. La famosa cittadella è questa qui. La cittadella è stata fatta su un bastione chiamato degli spagnoli. Gli spagnoli qui sul Portoferraio ci sono stati fino al 1738, poi sono andati via, e le opere fatte dalla Regia Marina e dalla Marina Militare sono state fatte tutte sul bastione degli spagnoli. Quindi ora spiegare così su due piedi quello che c'è lì dentro è particolare ed è difficile. Cioè, poi quando arrivate lì dentro e vedete veramente l'opera umana, cosa hanno fatto lì dentro e come l'hanno fatta, qualcuno si chiederà, ma questi come caspita hanno fatto a questi depositi lì dentro? Poi il resto parla tutto da solo, penso. Io non sono, diciamo, tra virgolette, esperto sulla Seconda Guerra Mondiale, perché a me è un periodo che a me non piace. Se era del periodo napoleonico, medice, lorenese, sì, però qualche infarinatura anche sulla Seconda Guerra Mondiale c'è. Quindi se mi venite dietro, mi raccomando, dalla catenella in poi. È una Ok. cosa un po', un percorso un po' particolare e brutto, cioè brullo perché è un po' sporco. Dietro questo muretto qui c'è un buco, l'altro anno ci abbiamo trovato una palla di cannoccio, sempre dell'Ottocento francese, in base alla libra e al peso del... Questa invece rispetto all'altra, diciamo, fortificazione c'è una maniera. Questo tubo che esce dalla parte alta. Allora, quello è un deposito che praticamente parte da dove c'è il palo della luce, leggermente più avanti, ed arriva lì sotto. Ora quello lì non è accessibile perché c'è da salire su una scala. Però gli altri due li possiamo vedere. Ora andiamo a vedere tutti i comandi della Regia Marina, che avevano, diciamo, tutti i collegamenti luminosi, le valvole, valvoline, fusibile, eccetera, eccetera. Così vi rendete conto. Una cosa, bisogna entrarci almeno come minimo 10 per volta, non di più. Avete qualche pila? Sono sempre della Regia Marina e dentro c'è sempre il carburante. Questa è la sala, diciamo, la sala comando di tutta, diciamo, di tutta la città militare. Questi sono manometri, pressofoti, questo è il motore che pompava, diciamo, una parte di carburante, anzi che spingeva il carburante verso la punta del gallo, verso la gattaia. Ogni manometro aveva, diciamo, la sua, ogni manometro, e sono i depositi che sono all'interno diciamo, della cittadella militare. Questi sono sempre fusibili che usavano una volta per l'attivazione, sono tutti in ceramica con lamella abbondante di rame. E poi niente, questo è stato fatto tutto dall'ingegner Nervi. L'ingegner Nervi è un personaggio voluto da Guido Mussolini, che ha fatto una grandissima opera anche a Torino, se non mi sbaglio. L'ingegner Nervi ha costruito questo, vi ripeto, sul bastione degli spagnoli.
Questo dove siamo ora sopra ci sono le troniere, ci sono tutti, c'è tutto il camion di ronda. Ora naturalmente loro l'hanno diviso alle loro esigenze, però è sul bastione che dice chiamato degli spagnoli. E questo io sono molto sentito molto perché avete pazienza, ma non c'è tanta gente. Questo è tutto il funzionamento con valvole, valvoline, fusibili, eccetera, eccetera, del diciamo di tutto l'impianto. Questa è la pianta della dei depositi. Ma dove siamo noi? Noi siamo più grossi. Esatto. E così questa si estende per tutta la zona. E questo si estende con i vari. E questo è sempre, diciamo, le targhettine che vi dicono usate una volta nella protezione, i controlli, eccetera. Ed è sempre tutto funzionale. Ah, 70 anni. Poi. Probabilmente questi qui, questi serbatoio sono di benzina e di gasolio, e tutto questo complesso veniva pompato verso la gattaia, verso, diciamo, la Mologama, diciamo, perché Benito Mussolini voluta proprio questa struttura da Benito Mussolini, quando disse che l'isola di Elba praticamente era la sentinella avanzata dell'impero. Quindi tutte le navi militari si fermavano sui supporti ferrari per i rifornimenti. Quindi poi c'erano le ventoline e devono fare la situazione inversa. Da qui spingevano, poi c'erano altre pompe che erano la gattaia che spingevano il gasolio o la benzina dentro i serbatoi che sono qui dentro. Comunque sempre tutto, a differenza di anni, qui è sempre tutto. Sempre tutto funzionante. Quindi gli ultimi anni di utilizzo quando sono stati? Gli anni di utilizzo sono stati quando hanno smilitarizzato, diciamo, il Forte Falcone e questa zona qui, che si parla degli anni 80. Ok. L'edificazione è venuta meno. Questo qui è tutto un impianto da reazione che è sempre esistente, come l'impianto elettrico, la pressione della testa è qualcosa che magari casca. Questo qui è tutto originale, le luci per esempio, si possono vedere, sono quelle che si vedono anche nei film, quelle lì proprio classiche militari. Questo è appunto scavato sotto terra, dove poi ci passavano sia le condotte. In certi punti, la parte di là che avete visto, c'era tutti i comandi dove doveva pompare, dove doveva andare il gasolio e tutti gli impianti di reazione, valvole, dove appunto anche qui veniva comandato. Qui ci sono i computer che in certi punti perde sempre qualcosa. Come potete vedere, è sempre tutto, sembra nuovo, per come si è mantenuto. Considerate che sono chiusi. Praticamente dopo la guerra, perché praticamente qui una volta svuotati tutti i depositi fu praticamente abbandonato, a parte la parte del Dicas dove eravamo all'ingresso, okay. Dove c'era ancora la Marina Militare, questi posti poi furono chiusi. E ora la data precisa non la ricordo, comunque negli anni, forse negli anni 90 qualcuno entrò dentro e fa questo valore, però poi diciamo. È quello. Che, è stata chiusa proprio le porte erano murate, proprio blocchette, proprio murate fisicamente, proprio con dei muri, avevano fatto dei muri davanti alle porte, praticamente non c'entrava praticamente più nessuno. Poi furono abbattute le porte per la curiosità dell'amministrazione comunale, forse appunto metà anni 90, non mi ricordo. Però non c'è tenuto più nessuno. Cioè, uno se fa una prova, ora non va, però girano sì, guarda poi dopo. Tutto ottone, tutta roba, insomma, veniva, non, a parte non badava la spesa, che sono, per esempio. E qui dietro, comunque, qui tutto l'impianto che portava, trasportava il carburante. E qui qua si vede che qui continuano e si collegano poi ad altri serbatoi che sono poi in altre zone.
camomilla. Non nella parte centrale, ma nelle parti laterali. Una decina, non di più. È complesso, sfruttato la Regia Marina per collegare, diciamo, tutto il complesso, diciamo, di compagni. Queste sono le vie, le mandate, l'entrata e l'uscita, e come vedete quasi tutto funziona sempre. Ora sono due, perché insomma sono qualche anno che non lo usavo. Qui sotto percorrono tutti i tubi. Qui abbiamo un motore. Questo è uno dei più piccoli, diciamo, che spinge poi fa tutto il gasolio verso l'altra tubazione. Qui ci sono le valvole sempre in ottone, in uscita e in entrata dei vari serbatoi. Ora qui dentro ci sono tre serbatoi e sono più piccoli, diciamo, ogni serbatoio è piccolo rispetto agli altri che ci sono. Ora gli anzi, scusate, come dicevo stamattina, loro ogni tanto uso qualche termine molto ferraiese, ma poc'anzi allora. E quindi l'altro non l'abbiamo potuto vedere perché bisogna salire su una scala, è pericoloso perché è un po' una scala vecchia, non si sa mai. Ed è praticamente è lungo da dove avete visto l'ingresso fino a sotto al bastione della Carciofaia. Veramente percorre tutto i bastioni medici. È una capienza? Non lo so. Infinita, non lo so. Comunque sarà quello. Allora, il serbatoio che non abbiamo visto è più lungo di questi tre serbatoi messi insieme. E la capienza, quindi la capienza, diciamo, la circonferenza è uguale a questo qui. La finalità era rifornire le navi da guerra, no? Ambasciate che tornavano, facevano necessariamente rifornire. Ma per poi portare un casolio qui. Arrivavano le vettoline e c'era dalla gattaia c'era la situazione inversa. La stagione di pompaggio che è sollato. Esatto. E stava demolita, ovviamente se c'era l'infopoint. Quindi comunque sia c'era un'andata e un ritorno. Vi faccio vedere il serbatoio. C'è un po' aria pesante. Il rapporto. Questi sono tutti i tubi, questo è più grosso, è l'aspirazione per levare proprio l'odore, diciamo, l'aria pesante eccetera. Però purtroppo non c'è più, diciamo, questa funzione, quindi l'aria un po', diciamo, è un po' malsana. Ora arriviamo sotto questo traliccio. Questi sono, diciamo, la schiuma che c'era, questi buoni rovesciati che uscivano sul mare d'incendio. E questi sono quelli che si sono qui. Queste sono le saldature. E questi sono più piccoli. Io vi lascio immaginare un po' di tipo quando ho lavorato al momento che fa questa data. Sai quanto provando non ci andava. Sono nuovo che non so. Queste sono state utilizzate tutte da Minici da me. Ah, quindi c'è la struttura mia. La struttura sicuramente ristrutturata, rimessa a posto. Poi rifatta, riutilizzata poi in base. Perché comunque questi intonaci qui non sono. No, anche perché usavamo la calce bianca, quindi diciamo le volte a volte. Qui sopra c'è tutto il bastione
c'è un cunicolo tipo il primo, quello lì che abbiamo visto, quello lì di sotto, sarà lungo una trentina di metri. Poi arrivando alla stanza, c'è la scarafiole, sarà 10 metri e si arriva qui. E da qui prendete tutte le tubature, tutte le cose andavano alla gattaia. Certo. E questo è quello più. E questo è quello più grosso. La gattaia era una parte di bastioni. Ora io dopo scontato che. Loro non lo sanno. Era una parte di bastioni. Era il bastione della Cornacchia, o sbaglio? Sì. E ogni parte dei bastioni aveva una sua denominazione. Quindi quella era la bastione della Cornacchia, ma siccome poi per anni c'è stata una signora che portava da mangiare centinaia di gatti, è diventata la gattaia. Ma solo per quel motivo, non ha niente di storico. Dobbiamo chiudere perché purtroppo entrano dentro e spaccano, hanno spaccato, hanno fatto danni. Qui appunto, qui era quello che diceva lei, la reazione, sì. Tutto l'impianto, sì, con sì, sempre sì. Tutto. Dice. Qui c'era tutta una serie di interruttori che comandavano. L'impianto elettrico, appunto, queste valvole. Tra l'altro sono sempre marchiati in maniera militare, sempre. Questa è tutta roba. Questo sempre fa sempre parte tutto di aereazione. Allora, praticamente ora qui c'è, come si può vedere, il livello del serbatoio. Uh-huh. Siamo scesi qui noi, perché siamo abbastanza scemi. Perché? Esatto. Siamo scesi qui. Anche perché i gradini sembrano più che stati. Sì, vabbè, ecco, praticamente da quel punto, dicevo, da Bianinci si arriva qui sotto. Si arriva qui, c'è una stanza e da sotto poi praticamente arrivavi qui sopra. Sì, una decina di metri. Per quanto è largo è tutto deposito e per profondo quanto è profondo questo qui. Che insomma questo è appunto questo qui è quello che doveva essere in comunicazione con la gattaia, da lì veniva pompato qui dentro e poi da qui faceva vari giri. Venite. E poi tornava lì. Ce n'è due. Ah, questo è quello circolare. Questo qui è il principale, diciamo, da quello che abbiamo capito. È quello più grosso dove tutto passava da qui dentro. Prima qui era tutto sudicio. No, lui non si è fatto niente. Ah. Noi abbiamo aperto e abbiamo trovato così. Ah, non si è fatto. L'unico punto pulito, ora prima di questo che l'avete fatto, c'era il primo corridoio. Mm-hmm. Lì abbiamo levato, c'era tipo una discarica, c'era tutta roba vecchia. L'unico punto pulito, poi non si è fatto altro. Ma quindi qui dentro, dietro questo muro, c'era subito il gasolio o c'era un'altra? Qui sì, qui è nel terrapieno, qui c'è No, devo di qua. Sì, qui non sì. C'era una cisterna metallica, no, era no, proprio no, nel. No. È tutto nel calcio, ci mette al basso. Considerate quanto è grande. Quanti metri cubi di cemento hanno gettato. Sì, e qui praticamente si ritorna al punto di partenza. Quindi qui sotto è come niente, c'è l'ispezione del deposito, i tubi che girano del deposito. Questo l'hanno fatto io anche il deposito. Sì. Mi dice questo non c'è niente. Tutta la parte superiore c'è il tappo del deposito. Come tutte le fortificazioni ha il suo tallone d'Achille. Il suo tallone d'Achille sono gli arsenali delle galeazze, perché costruivano le barche lì dentro, poi buttavano giù il muro, le tiravano a mare e finivano tutti i lavori dentro la rada. C'è stato un episodio particolare nel 1794, mi sembra, non mi ricordo bene la data, che durante un fortunale
la flotta inglese di Orazio Nelson si è rifugiata dentro la Darsena e quindi il re inglese preoccupato gli arrivò un dispaccio dicendo sire, non si preoccupi, la sua flotta è a riparo nel porto più sicuro al nord, Portoferraio, Isola Riva. E poi da qui si vedono male, anche qui c'è qualche ferita di qualche cannonata questa. Francesi nel 1802, durante l'assedio, hanno picchiato in una maniera incredibile, anche perché Napoleone, primo console, come innanzitutto Cosimo de' Medici, ha puntato un occhio su Portoferraio quando fu mandato in esilio dall'Albizzi, andò a Venezia, riuscì a vedere le carte nautiche dell'epoca e vide questo scoglio che non credeva nemmeno che esistesse. Era Portoferraio, era sotto Carlo V di Spagna, sotto il Principato di Piombino, e andò da Carlo e disse: Carlo, te sei in debito con me, io ho bisogno di una riva. E Carlo disse, io ve lo dico così come se lui fosse macinaio di sera, e disse: Carlo, io ho bisogno di Portoferraio. Ma no, io Portoferraio te lo do, ricordati che te sei in debito di 200.000 fiorini. Ma allora riuscirono ad arrivare a un patto. Quindi Carlo V, re di Spagna, dona da Portoferraio a Cosimo de' Medici, però Carlo V disse: le mie casse sono in debito di 200.000 euro, cosa faccio? Lo frego. Voleva costruire un altro forte dalla parte opposta della rada, cioè verso Bagnaia, e disse: Carlo, ma te cosa fai? Costruisci un forte a ridosso di un forte? Eh sì, dato che fa, se non lo vuoi mi dai altri 200.000 fiorini. Quindi Cosimo de' Medici pagò nuovamente Portoferraio a Carlo V, re di Spagna, altri 200.000 fiorini fino a quando costruì poi il forte spagnolo. Un ringraziamento speciale a Fratelli Bellosi, che ci hanno accompagnato in questo viaggio nella storia, e a Vincenzo Fornino e i suoi volontari per il lavoro egregio che stanno svolgendo su Portoferraio, nella manutenzione di luoghi pubblici incurati. Grazie della visione.